E finalmente, dopo la creazione di Zin Kazama, andremo a fare la creazione di Kazuya Mishima, il secondo personaggio che abbiamo affrontato, sì. E noto fortemente che c'è ancora sta musichetta qua in sottofondo e mi girano le ba... No, non è vero. Era un'altra. Allora, iniziamo con i capelli. Mazza quanto possono... può essere brutto con questi tagli di capelli. Allora, com'è che faccio vedere? Proviamo. Beh, oh. Non è un taglio di capelli che si addice soprattutto perché tipo gli hanno ficcato in testa del catrame, si nota benissimo. Però non sta male. Certo, dopo bisogna vedere se gli si può fare qualcosa alle ciglia questo, perché ha, diciamo, delle ciglia leggermente folte. Leggerissimamente proprio. Vabbè, qua vuole copiare Birdy di Street Fighter, ma anche no. Così Nino D'Angelo style. Mamma mia, biondo quanto è inguardabile. No, mi piace. No, affanculo. Mi piace quel taglio qua di capelli. E glielo metto. Se non mi sbaglio, gli posso anche cambiare colore. Mestiere qua. Facciamo un bel colore ispirante. Ciao. Che gli hanno. Oddio, che cosa gli hanno versato di caldo in testa qua? Dei cristalli liquidi alla fragola, non lo so, potete anche leccarlo tutto. Allora, gli occhi. No, non voglio, voglio vedere. Beh, gli occhi ci stanno alla Evil Ryu. Tanto ci abbiamo i soldi da spendere. Mamma mia, quanto possono essere brutte le barbe. Io odio le barbe, lo ammetto. Però. Però, dato che non sono. Non danno. Ah, vediamo un moco rosso. La barbetta rossa o la barbetta nera? No, sta meglio a barbetta nera. È un tizio che si cambia colore ai capelli. Allora, colore sopracciglia. E beh, questa è una roba importante. Vaffanculo, ho sbagliato. Qua lo mettiamo rosso. Ma non posso cambiare. Mettiamo l'eyeliner. O come cazzo si chiama? Le sopracciglia diciamo che è un tratto distintivo della famiglia. Quindi non ci posso fare niente. La famiglia. Mo vedo se possiamo cambiare. Evitiamo abbronzatura, ma lo mettiamo abbronzato. Sì. Non posso cambiare le sopracciglia? No, almeno non credo. No, perché il grado di personalizzazione è soprattutto sul cambiare le cose, non tanto a livello visivo, tipo in un Elden Ring o un Lies of P, ecco, per intenderci. Che cazzo. Ah, proprio tutto lungo, vaffanculo. Questo che sembra un cappello di Lies of P, effettivamente. Che va a coprire un po' le sopracciglia, però mi va a coprire anche la testa, cazzo. Che due coglioni. Beh. Posso... però, aspetta un attimo. Se io scelgo questo e copro i miei capelli rossi, posso mettere il cappello con quel colore qua. Effettivamente. E che caruccio questo cappello? No, fatemi vedere l'anteprima dei colori. Altrimenti poi c'è anche questo qua che è tanto. No, non voglio acquistare il cappello pane. Voglio vedere il cappello pane. Beh, diciamo che Kazuya in stile venditore di toast davanti alla vostra pagnotteria ci sta. Bisogna trovare il giusto connubio di vestiario. Mi sembra più che giusto. No, con questo cappello è orribile. Allora scegliamo questo. Perfetto. Poi, ho sbagliato. Lo sto conciando bene, lasci fare. Allora, però qua c'è un problema. Se metto gli occhiali non si vede dopo.
sapere. No, sbagliato. Diciamo che il cappello fa già molto qua. Vabbè, ma io sono stronzo. Completo intero. Allora, qua c'è il set di... Porca miseria quanto costa questo, ma è bellissimo. Come faccio a fare lo zoom? Quanto può essere bello il disegno del dragone su questo vestito? Ma noi siamo qua per fare roba originale. Allora, andiamo col busto. Se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere una giacchetta in stile... Dov'è? C'è una giacchetta, se non mi sbaglio, che è uguale a quella di Leon Kennedy di Resident Evil 4. Tanto sto seriamente pensando, o stasera o un'altra sera, di cominciare Resident Evil 2 Remake. Anzi, di ricominciare. Togli tutto! Nah. Non c'è quella cosa là? Ecco, con questo sembra vagamente la camicia che aveva indosso in Tekken 5. Può essere? No, Tekken 4 no. Allora, mettiamo questa. Vediamo un colore che... Perché c'è un doppio colore? Cosa mi va a cambiare? Ah, i bottoni! Bello anche il coso dei bottoni. Oh, i bottoni in pandan con i capelli che non si vedono. È proprio una bella camicia gialla, ci sta. Arancione, sono daltonico? Non è vero? Proprio sono un designer che è proprio Enzo Miccio, spostati. Gialla, ma gialla gialla o gialla arancio? Cioè il mio giallo o questo arancio? Con quale giallo? Scegliete anche voi un po' i colori. Non c'è problema proprio. Questo arancio qua? Questo arancio zucca di Halloween? Giallo pastello. Questo, che giallo pastello, doveva tirare un attimino più sullo scuro. Questo. Ah, sopra questo? No, così è bianco. Lo metto un'altra volta, siamo daltonici qua. No, ma che colore è questo? Colore vomito? Era giusta la prima sopra? Mi fermo qua? O era questo? Bisogna cambiare anche colore del cappello. Questo, oh, fermo qua. Fermo. Con che colore va in pandan questo giallo pastello? Aizami a Luigi! Perché se si vogliono fare le robe giuste si dovrebbe mettere in pandan. Sta bene cappello giallo pastello con camicia gialla? Pastella? Sta bene o non sta bene? Che poi io metto la firma della tua creazione, non c'ho problemi io, eh. A Wario! I am Wario! Mamma mia, Wario Land, bellissimo. Su Game Boy Advance era best gioco della vita. Allora, gambe. Si può mettere a pacco nudo, no, eh? No, perché ho acquistato... Ecco. Sputtanato 150.000 G, punti G, soldi G, non so come si chiamano. Io volevo soltanto indossarli. Porca la miseria. Qua mi deve scegliere lei, eh. Ormai lo sta abbigliando lei, scelga lei il pantalone. Pantaloni piede pool. No, Wario che pantaloni c'ha? Wario, se mi sbaglio, c'ha i pantaloni blu.
questo punto bisognava vedere se c'era qualcosa con... no. Aspetta, eh. Allora, quelli della seconda riga, i primi e secondi, prova a vedere. Quelli della seconda riga. Però io ero giù così, quindi credo che tu intendi questi qua. Esatto, della terza, della terza. Allora, quindi, o questo, quel pantalone qui, altrimenti c'è questo qua. Vaffanculo. Che è uguale al primo, ma c'ha la catena più swag. Per non perdersi la cintura. Magari dopo cade tutto. Allora, questi qua, con la catena, giusto? Neri. Va che roba. Allora, se posso permettermi, le scarpe, le faccio vedere un paio di scarpe che forse so. E il giallo, quello sopra più chiaro. E poi basta, sono a posto. La maglietta, allora andiamo a cambiare ancora un attimino. Aspetta, no, a sto punto la camicia va bene questa. Cambia solo il colore. Allora, il giallo un po' chiaro, se non mi sbaglio. Aspetta un attimo. Allora, ecco qua cosa volevo. Un po' più chiaro. Ho sbagliato. Una roba del genere. Aspetta, perché se vado così mi tira il verde pistacchio, che ci sta anche bene. Allora, aspetta, famo così e siamo a posto, te. Però adesso mi stona un po' il cappello, quindi andiamo a cambiare anche un attimino il cappello. Porto Rico, dove lo so io? No, come faccio come facevo il selettore, aiuto? Ah, qua. Voilà! Va che roba. Perfetto, poi busto fatto, gambe fatto, scarpe. Cioè, le scarpe io ci avrei queste qua, dopo non lo so, eh. No, non è vero. Beh, però anche queste qua maculate. Effettivamente. No, più che altro erano queste. Sbloccate con la Ultimate Edition che mi è costata 120.000 euro, se mi sbaglio, una roba del genere. Altrimenti ci sono altre scarpe, però sinceramente non mi sembrano tutte queste scarpe incredibili, ecco. Cioè, volendo io potevo lasciare anche quelle che c'erano su. Queste sono le scarpe di pelle umana di Claudio Serafino. Che due coglioni che devo andare per forza sopra. Che è esposta visuale. Ah, ma ok. Cazzo, ne so che posso fare o zoom atomico. Le. O voi feticisti dei piedi, beccatevi questo. Babba via. No, ho tolto. Kazuya a piedi scalzi. 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 Allora, qua io potrei fare tipo trick. No. Primo colore. Oh, do cazzo è? Cambio colore. Ah, ma il verde... No, perché mi prende ancora... Ah, no, cambio dopo. Aspetta, è questo qua. No, questo qua cambia l'arancio. Questo, ando cazzo, mi cambia. Ecco, volevo cambiare questo. Sto facendo un puttanaio di colori incredibile. No. Esatto. Ho i bottoni della camicia rossi, quindi mettiamo rosso. L'altro colore io lo farei con un giallo, che non è giallo. No, perché mi ha cambiato quello sotto? Cioè, che è unico.
Ma non si vede col cappello, uffi. E che cazzo. Però anche questo cappello, fammi vedere. Almeno si vedeva un po' il visino. Se no facciamo Kazuya capotreno. Ve lo fareste timbrare il cartellino da questo capotreno qua? Lo so. Allora, vediamo altri cappelli. Qua swag con la... non mi ricordo come si chiama la parte sopra davanti. Va bene. Potrei anche mettere panda cambiamento di colore. Mi rifiuto di mettere questo cappello. C'è da scegliere soltanto il cappello. Non mi ispira più di tanto questo, sinceramente. Tanto posso cambiare il colore dei cappelli a tutti, quindi. Tipo no, faccio così. E poi farei così. E poi faccio trick e track. E vado a cambiare. Sì, c'era già colore nero. Svate. Voilà. E le gie sono fe. Kazuya Mishima, la sua incredibile trasformazione l'ha creato con questo robo qui. Un cosplayer elegante di Awario. Ma adesso cerchiamo di fargli fare una bella foto. Ah no, aspetta. Ci sono altre robe da mettere molto importanti. Tipo il cazzo di bambù dietro. No, dov'è? Ma dove cazzo è? Conferma. Non lo vedo. Dov'è il bambù? Scusate, signori della giuria. Ok. Ma dove cazzo è il bambù? Ma si è buggato qualcosa? Perché non si vede? Madonna, quanto può essere brutto con la coda che gli salta fuori. Ah, gli posso mettere il ciondolino. Boh, ci sono delle cose che non... Mamma mia, quanto può essere... Quando... Qua... No, adesso ditemi. Aspettate. Quanto fastidio che è staccato? Quanto fastidio la lama di Vega che è staccata e non è attaccata al corpo? Quanto fastidio? No, adesso voi dovete dirmi quanto può creare fastidio quella roba qua. Quanto? Troppo. Cazzo sto andando. Porca miseria che fastidio. Cazzo è questo la borsetta? What? Ma che cazzo di borsetta è? Sì vabbè, però sto coso in mezzo ai coglioni che non mi fa vedere la borsetta. Dio. Adesso facciamo un attimino uno zoom indietro perché... Qua Kazuya Deliveroo, come al solito, come sempre. Kazuya Shotogun, no? Cazzo è sto coso qua? Cucchiaio di mele. Vabbè. L'ho fatta apposta. L'ho fatta apposta. Guarda che non è attaccato qua. Che due coglioni. Guarda che non è attaccato. Oh, ma sono stronzo? Può essere, eh? Guà. Guarda che non è attaccato, che fastidio. La balestra di Daryl di come si chiama? Di The Walking Dead. Faccio lo zoom indietro e mettiamo questo, per forza. Ci spendo anche dei soldi, cioè. E mi sembra giusto metterlo in pandan. Aspetta, quale scena? Ok, no, allora questo, scegliamo questo e questo scegliamo questo. Va, che bella roba. Cioè... Quanto bello quel personaggio qua. Comandi oggetto. What? Volendogli potremmo mettere anche qua. Vaffanculo. Anche qualcos'altro. Tipo il fantasmino. Che comunque fa sempre la sua sporca figura. Il fantasmino qua che ha paura di andare a raccogliere il miele. Ma credo che questa creazione può essere finita qui. Che altro? Vediamo le illustrazioni. Che sinceramente non mi sconfinferano più di tanto. E niente, Kazuya Mishima è stato creato. Fatemi sapere chi sarà il prossimo personaggio che vorreste vedere
vedermi creare e noi ci vediamo alla prossima.